Torna un nuovo appuntamento con Jolie, con questo programma legato all'estetica, e torniamo anche a parlare di chirurgia estetica. E chi meglio del professor Ralf Franchi? L'abbiamo conosciuto già nella scorsa puntata, ricordiamolo per chi magari non ci ha ascoltato e visto la scorsa puntata, è uno dei pochi chirurghi estetici membro in Italia della più importante società internazionale che garantisce proprio la professionalità in campo di chirurgia plastica, chirurgia estetica, nella società American Society of Plastic Surgery. Professor Ralf Franchi, tante esperienze, lo ricordiamo nel suo sito internet ralffranchi.com, abbiamo tutto il suo curriculum che va a dare molta molta sicurezza a coloro che vogliono, ecco, affidarsi alle sue mani. Oggi vogliamo parlare di mastoplastica, sì, che è un altro argomento diventato l'intervento diffuso. Molto diffuso. Sì, sì. Ecco, questo forse anche a noi trentenne inizia a interessare in maniera, anzi più ancora... a quest'età giovanile hanno dovuto mettere per legge un freno all'età bassa per cui si chiedeva, perché avevano cominciato le ragazzine a chiederlo a 15-16 anni, e allora per legge adesso non si può applicare la protesi per estetica, per motivi funzionali o di malformazione, sì, anche se c'è il consenso dei genitori prima della maggiore età. Quindi addirittura io parlavo di 30 anni, no, ma siamo arrivati no, a 15 adesso anni. La richiesta sono era, un po' retro. Prima che mettessero questa regola, era cominciata a essere frequente una richiesta dai 15 anni in poi. Sentiamo anche parlare, e soprattutto su internet, vediamo dei risultati che escono come protesi di vario tipo, alcune addirittura di protesi anatomiche, quindi metterla sotto il muscolo, ma sono tecniche realmente applicabili, sono corrette? Tanto molte volte chiedono delle soluzioni di aumento del seno senza l'uso delle protesi, e là bisogna specificare che il lipofilling, cioè l'aumento tramite inserimento di grasso, è possibile, ma bisogna considerare che non riesce ancora allo stato attuale un lipofilling a sostituire la protesi, perché non è che si può fare una quantità immensa a piacere, bisogna fare la quantità di grasso giusta, bisogna sapere che buona parte si riassorbe, quindi noi lo usiamo molto per la ricostruzione mammaria, per le rifiniture dopo aver ricostruito la mammella. Un'altra possibilità, evitando le protesi, è quello dell'autoprotesi, cioè che significa? Tante volte il volume della mammella c'è e si vede perché quello stesso soggetto col reggiseno, col push-up, c'ha un bel seno che poi, se uno non guarda attentamente, che magari l'elasticità è persa, attraverso i vestiti sembra un bel seno. Da nuda la mammella può essere diventata anche una frittella enorme, però raggruppata, conizzata, c'ha un bel volume. Allora in quel caso può evitare la protesi. Si chiama autoprotesi, conizzazione della mammella. Cioè noi cambiamo la forma, il volume c'è. Tante certo. volte c'è anche un volume di una certa grandezza, noi usiamo il vostro linguaggio, può essere una terza, una quarta, la coppa C, insomma, solo che non figura perché la forma è appiattita, è persa completamente. Riconizzando, ridando la forma, non c'è più bisogno della protesi. Tante volte si fa tutte e due, una piccola protesi e un rimodellamento della forma. Poi parliamo delle protesi. Allora là bisogna spezzare una lancia a favore anche delle protesi tradizionali, perché è vero che adesso esiste la protesi anatomica e molte volte è indicata, ma la protesi anatomica ha anche degli svantaggi, non solo vantaggi. Intanto è fatta di silicone coeso, anche le altre protesi sono fatte di silicone coeso, ma è più coeso, quindi molto rigido, serve per dare la forma, perché c'è una forma che si modifica molto poco, quindi intanto occorre un'incisione per inserirla più grande, perché non è comprimibile come la protesi tonda. C'ha la sua forma, per cui dobbiamo creare uno spazio di ingresso che sia maggiore. E poi
c'ha una sua simmetria precisa, quindi se ruota un pochino si vede il problema. Le complicazioni tante volte con una prosi anatomica sono più frequenti, perché se la forma della mammella è buona e c'è l'idoneità, non vedo perché andare a ricorrere alla forma anatomica, perché anche la mammella che mette la protesi tonda non è che rimane tonda. La protesi la prende con due dita, prende una forma a goccia anche la protesi, perché il silicone è vero che è un gel coeso, non è più il gel liquido che si usava una volta che dava più problemi, ma sempre prende la forma in base alla gravità. Quindi certo, noi usiamo quelle anatomiche in genere quasi sempre quando facciamo la ricostruzione del seno, perché allora non c'è più la forma, però c'è questa moda, sai, le cose vanno molto a moda. Infatti. Adesso va di moda, allora te lo chiedono senza capire bene il problema. C'è qualche richiesta assurda che ricorda in maniera particolare? Richieste assurde? Sì. Nel senso, immagino che... Nelle dimensioni tante volte vi chiedono delle protesi che veramente si sa che creeranno problemi, delle disarmonie e dei problemi oltre un certo limite. Io so di danneggiare il paziente, anche se me lo chiede, oltre un certo limite non vado. Deve essere sempre un qualche cosa che come primo fine, primo scopo, il chirurgo si deve prefiggere di non danneggiare. Poi le cose che diciamo particolari che posso ricordare in questa sede sono più che altro persone che mi vengono con delle mammelle già enormi, per cui io comincio a parlare delle tecniche di riduzione mammaria e la paziente interviene e mi interrompe dicendo che lei lo vuole aumentare, non diminuire. E questo mi sconvolge, direi la chirurgia estetica è molto soggettiva, quindi noi dobbiamo accettare la soggettività del paziente fino a un certo punto. Soggettività c'è molte volte quando è psicologica, anche nella richiesta di un cambiamento di sesso, ma là occorre addirittura un percorso, l'approvazione psichiatrica, sì, l'autorizzazione del giudice alla fine, cioè, perché là altrimenti sarebbe un danno grosso se la persona si pentisse. Dopo fatto tutto questo, dopo due anni mi sono pentito, voglio tornare, e allora l'hai danneggiata. Là siamo al limite proprio, ma per dire che se la persona mi viene a chiedere di tagliare la punta del dito indice, c'è una stupidaggine, ma non porto un danno, io non lo posso fare, anche se mi firma tutti i consensi. Capito? Assolutamente, questo poi sta anche nel buon senso del professionista, perché certo, immagino che poi sì. ci siano anche... Sì, sì, fino a un certo punto è buon senso, si cerca di convincere il paziente, di concertare insieme il tipo di intervento, oltre un certo punto ci si deve rifiutare, perché non si può danneggiare. Certo. Un'altra cosa che vorrei sfatare... Sì. Che fa parte delle richieste delle più bizzarre del paziente, no, più bizzarre, ma le richieste che vengono come se loro già fossero loro le chirurghe, vengono a chiedere tante volte la protesi anatomica sottomuscolare oppure addirittura dual plate, hanno studiato la prima via di accesso, allora attenzione, appunto, perché è vero che tante volte c'è la opportunità di mettere la protesi sotto muscolo, ma non è che la via sottoghiandolare sia una via inferiore come qualità, tante volte è una via che si presta benissimo, migliore, più fisiologica, e se ci sono le condizioni idonee diventa anche un intervento sotto certi aspetti meno rischioso, non c'è bisogno in genere del drenaggio, rimane indenne una via per un'eventuale sostituzione di protesi, perché quando si sostituisce è molto meglio passare dalla via sottocutanea alla posizione sottomuscolare, cosa che il contrario è un po' più vertiginoso. Se lei deve rimuovere una protesi che sta in posizione sottomuscolare, poi per metterla in posizione sottocutanea non è proprio l'ideale. Poi l'intervento diventa veramente una passeggiata, perché nel piano sottomammario è
dolore quasi assente. Ecco, un altro aspetto da considerare. Subito. La convalescenza è enormemente inferiore. E se ci si sta attenti a iniziare subito con i massaggi per fare una tasca più ampia di quella che si farebbe senza massaggi, e anche le complicazioni sono inferiori, in quanto lo spostamento è decisamente inferiore. Quindi se ci sono le condizioni non c'è assolutamente nessun motivo, anzi qualche svantaggio ci potrebbe essere a mettere la protesi sottomuscolare. Si deve anche disinserire, può essere controindicato anche una persona che fa sport, eccetera, eccetera. Non certo. Per dire che la via sottomuscolare e dual pain non siano buone, per dire che non è che sono sempre, assolutamente. Bisogna capire caso per caso. Assolutamente, caso per caso, però vengono a chiedere le protesi anatomiche, la via, già come se sapessero loro, ecco, consigliate quindi... da amiche, consigliate. Bisogna stare molto, esatto, molto attenti all'informazione anche, esatto, web che, esatto, viene fuori, esatto, ma ovviamente non considera tutte queste variabili che possono essere sia problematiche, esatto, magari l'intervento caso per caso, ma sia problematiche, esatto. Poi sempre bisogna tenere presente che un corpo estraneo messo, sì, nel corpo, per cui occorre la sala operatoria, occorre l'idoneità della struttura, occorre l'anestesista, occorre l'equipe giusta, insomma occorre la protesi qualificata, che naturalmente deve essere rispettando tutte le norme, c'è, tutte queste regole bisogna rispettare. Poi attualmente, se si rispettano tutte le regole, le complicazioni sono molto inferiori e la resa molto maggiore rispetto all'utente. Io ho altre due curiosità, che spesso sono quelle che poi gli utenti cercano nel web: i costi. Ma i costi, allora, quando si vuole risparmiare molto, si sbaglia come sempre, perché come quando si acquista qualunque oggetto, come quando si va al ristorante, se paghi troppo poco il pesce vuol dire che chi te lo ha dato non è così fresco, non l'ha pagato, anche lui lo paga, e così via. Se compri un anello che costa 10 euro, un altro che ne costa 1000, ci sarà una differenza. Non è che per 10 euro ti può dare l'oro, la brillante, eccetera, eccetera. Così avviene in tutto, quindi stare molto guardinghi quando abbasso, perché la qualità è importante. Quindi intanto bisogna sempre vedere che ci sia una clinica, insomma, che ci sia le protesi di qualità, insomma tutte queste cose devono essere assolutamente. Un'ultima domanda, una curiosità: spesso nel momento in cui si fa una massoplastica additiva, poi da donna ci si pone anche la questione, magari faccio un figlio, allattamento, ecco, queste due cose possono coesistere e come? Allora, possono coesistere tranquillamente, ma bisogna tenere presente che con l'allattamento, specialmente con la gravidanza, ma anche con l'allattamento, il seno si rovina, per cui se si vuole essere attivo senza pensare di fare altri interventi, eccetera, persone di spettacolo l'allattamento lo evitano, fanno l'allattamento artificiale, ma anche se non c'è la protesi, però non è la protesi che, certo, fa rovinare il seno, è l'allattamento che fa rovinare il, certo, seno, quindi, certo, protesi è una protesi. Normalmente, diciamo, il vantaggio si mantiene, quel effetto dannoso che c'è anche sul seno, che non ha protesi. Però è prettamente estetico, diciamo, non salutistico. No, può allattare tranquillamente. Perfetto, grazie di nuovo, grazie, spero di rivederla insomma in un altro appuntamento, così da, come dire, toccare anche tutti gli altri argomenti. Il corpo umano è pieno di punti estetici. Grazie professor Alfranchi e a presto. Grazie a lei.